7 maggio 1986, Siviglia, Stadio Ramón Sánchez Pizjuán. Davanti a 60.000 spettatori ebbe luogo la finale di Coppa dei Campioni della stagione 85-86, finale che vedeva ampiamente favorito il Barcellona di Bernd Schuster, che tuttavia uscì sconfitto ai calci di rigore dalla Steaua a Bucarest. Ad oggi non solo unica squadra rumena ad aver vinto una Coppa Europea, ma anche l'unica ad aver mai raggiunto una finale. Da allora sono cambiate molte cose, negli ultimi 38 anni Champions ed Europa League sono state, nella stragrande maggioranza dei casi, dominate da squadre spagnole, inglesi, tedesche e italiane, che per la precisione hanno vinto 31 Champions League e 28 Europa League, ben 59 su 74 totali, che diventano 68 su 74 allargando i parametri ai top 7 campionati europei. Di fatto le uniche eccezioni sono queste, e con il campionato rumeno che è scivolato al 25esimo posto nel ranking UEFA, anche solo pensare di portare sul tetto d'Europa una squadra composta unicamente da giocatori rumeni è pura follia, o forse no. Proveremo oggi su FC24 a ricreare ciò che aveva fatto la Steaua Bucarest ormai 40 anni fa, dandoci però soltanto 5 anni di tempo. Che cosa riusciremo a combinare? Scopriamolo insieme dopo la sigla. E tra l'altro ho appena scoperto che questa squadra in realtà non si chiama più Steaua Bucarest, bensì FCSB. Non è un'abbreviazione, è proprio il nome effettivo. E soprattutto non conta tutto ciò che è stato vinto prima del 2003, quindi evidentemente hanno perso i diritti alla storia della squadra. Non so come funzionino queste cose. L'unica cosa che mi interessa sono gli 8 milioni di budget. 8 milioni che di base mi serviranno per rifondare buona parte della squadra, perché sì, per una volta mi sono già studiato anticipatamente le mosse da fare. Se devo scegliere preferisco improvvisare, ma in questo caso, potendo utilizzare solo ed esclusivamente giocatori rumeni, e insomma mi sono dovuto preparare un minimo. Quindi il piano già ce l'ho e prevede di utilizzare un modulo tutto strano, perché non sarà questo 4-3-3, bensì questa sorta di 5-4-1 col rombo, poi chiamatelo come volete, 5-4-1, 5-1-3-1, 5-2-3. E come primo passo, come primo punto all'ordine del giorno, dovremo andare a cedere tutti quanti quei giocatori che non sono di nazionalità rumena. Tra l'altro interessante anche questo Jonathan Riu dalle giovanili, io lo porterei in prima squadra per poi cederlo e fare altri soldi. Al che qualcuno potrebbe dire, Tiar, ma cosa te ne fai di tutti questi soldi? Quanti giocatori dovrai mai prendere? Diciamo che pochi non sono. Anzitutto avrei bisogno di un nuovo terzino sinistro e per questo ruolo andrei a prendere il 17enne Sebastian Borza. Costo 2.600.000, 68 di overall a 17 anni, direi che è molto buono. Dopodiché al centro del centrocampo, diciamo il perno attorno al quale girerà tutto quanto il gioco, ho bisogno di Konstantin Grameni, anche lui 68, anche lui vale intorno ai 3 milioni. Dopodiché idealmente sarei andato a prendere sia un nuovo trequartista che un nuovo attaccante, ma l'attaccante in questo momento non mi serve, ho già Stoica. Quindi intanto come trequartista andiamo a prendere Rares Pop. E tra l'altro chiedo scusa per le pronunce perché saranno tutte sbagliate dalla prima all'ultima. Dopodiché, contando che sarei andato a prendere Enes Salì, ma non serve perché abbiamo Musi, e un nuovo attaccante titolare perché di ruolo, oltre al signor compagno, la Steaua non ne ha, a questo punto direi di prendere il sostituto di Stoica, ossia il signor Rares Burnete, giocatore 19enne che milita nel Lecce e che per l'appunto si infilerà perfettamente alle spalle del buon Stoica. Pertanto, stabilito che questi saranno i nostri acquisti, ora ne manca soltanto uno che potrò fare soltanto con una somma considerevole di denaro, che non so se riuscirò ad avere per il primo anno, a meno che non faccia un piccolo sgamuffo. Intanto vediamo quanto ci costa il buon Radu Dragusin. Oddio, soltanto 4 milioni e 3... Ma allora vieni da papà! Abbiamo circa 8 milioni in banca, le cessioni dovrebbero portarci più o meno 9-10 milioni, portando così il nostro budget a circa 20, che dovrebbero bastare, perché Borza è troppo importante, sto cazzo. Però fai che sono 3 qui, 3 e mezzo qua, siamo a 6 e mezzo 7. Di 5 per Dragusin 12, Pop altri 2, 14, abbiamo Burnete 1 milione, siamo a 15, va bene, dovremmo starci. E sappiate che ufficialmente in questo momento abbiamo sistemato tutta quanta la nostra formazione. Certo, la nostra panchina è dannatamente offensiva, forse Burnete posso anche non tenerlo qua, però sappiate che di fatto questa dovrebbe essere la formazione titolare da qui fino alla fine della rebuild. Le uniche differenze potrebbero essere Coman lì sulla destra, che potrebbe essere sostituito o da Musi o Miculescu o da qualcuno di esterno, e in porta Tarnovanu qualora dovessi trovare qualcuno di migliore, ma quello lì lo controllerò di anno in anno per vedere se ci sono delle nuove stelle in giro. E comunque tutto questo in campionato non stiamo andando male, dovremmo essere già così una delle contendenti, delle pretendenti al titolo. L'unica squadra che dovrebbe seriamente metterci in difficoltà è il Farul Costanza, che tra parentesi ci ha anche già sconfitti in campionato. Per il resto però non vedo grandi avversari, eccezione fatta per il Craiova. Fatemi simulare qualche
qualche partita perché devo vedere chi mi scende in campo. In base a quello deciderò se simulare direttamente da calendario oppure se simulare mano a mano di anno in anno o di partita in partita. Intanto buone le 3 vittorie consecutive, mi sa tanto che ci siamo portati in testa alla classifica, ma c'è la Coppa Nazionale quindi non posso vedere una turbosega di niente. Sì, siamo primissimi. E ok, come pensavo purtroppo Gremeni ha smesso di scendere in campo, ma Stoica sta giocando e nemmeno male. Mi sa che mi conviene simulare manualmente per quest'anno. Bravo Pop. Sì, conviene che simuli a mano. Mio Dio, ci rivediamo tra 12 secoli e mezzo. Mamma mia, che stagione devastante della Steaua. Tra parentesi, non so per quale motivo, ma non avevamo le coppe europee, il che è parecchio strano a meno che non sia uscita ai preliminari di Conference, perché teoricamente è lì che sarebbe dovuta andare. Sì, è vero, confermo, è uscita col North Shetland. Ok, si spiega tutto. Come non detto, intanto io sto continuando ad osservare giocatori, ne ho trovati giusto un paio di interessanti finora, ma non in quest'ondata di nomi. Continuo a guardare questo lungo però, che magari è semplicemente fuori ruolo. Allora, i due del vivaio sono Virgil Radu e Aurelian Cristea. In particolar modo quest'uomo sembra essere interessante in quanto COC 67 a 16 anni, io quasi quasi lo promuoverei in prima squadra per darlo in prestito l'anno prossimo. Mentre Radu purtroppo, per quanto abbia un buon potenziale, lo vedo messo male perché ha un overall molto molto basso. E sì, sappiate che difensore centrale è il suo ruolo giusto. Mentre per quello che riguarda la squadra, in campionato abbiamo stradominato il girone di qualificazione, perché il campionato rumeno è un po' strano. Giochi 30 partite e poi le 16 squadre si suddividono in 2 pool, una scudetto e una retrocessione. Abbiamo dominato la regular season con 73 punti a più 22 sul Farul Costanza secondo, e una volta arrivati alla pool scudetto, regà, abbiamo distrutto la qualunque. Abbiamo fatto 23 gol che sono praticamente un terzo dell'intera pool, e anche la difesa è stata la migliore in assoluto, abbiamo 65 punti a quasi più 30 sul Costanza secondo, e anche in Coppa di Romania abbiamo fatto bene, infatti abbiamo vinto la finale 4-4, o meglio ai rigori dopo il 4-4 col Sepsi. È stata una stagione abbastanza positiva, ecco, direi che definirla in altro modo sarebbe un errore, e alcuni dei miei giocatori sono cresciuti tanto. Tarnovanu ha fatto più 5 in porta e non ha neanche un allenatore che possa aiutarlo a crescere, questa è la cosa bella. Borza ha fatto più 9 sull'out di sinistra, Shoot è salito di 5, così come Dragujin, ecco, mentre Lixandru potrebbe essere una buona riserva, vediamo se troviamo un buon DC. Pantea ha fatto più 10 sull'out di destra, Olaru più 3, Grameni più 3, questo sarà sempre problematico come slot, perché non si saprà mai chi effettivamente scende in campo. Come COC, bene Pop che ha fatto più 5, ma anche Radaslavescu con più 5, sulle fasce Miculescu più 7, Popescu più 11, Coman più 4 nonostante i 25 anni, che poi nonostante i 25 anni, ne ho 28 io, però sappiamo che su FC24 dopo i 24-25 inizia a essere ritenuto vecchio, tra molte virgolette. Musi nonostante tutto è cresciuto di 6, in attacco cosa abbiamo? Stoica ha fatto più 5, Burnet ha fatto più 3, a livello individuale, madonna raga che numeri, 24-11 per Octavian Popescu, un mattatore assoluto della stagione, Coman con 23-8, Yanni Stoica 19-7, Raresh Pop con 13-15, 15 assist per il nostro COC, Olauru che ha giocato buona parte delle partite perché a una certa mi sono rotto le balle, ho iniziato a simulare rapido ed è stato fondamentale segnando 12 gol, poi il nulla cosmico. Buono Borza con 6 assist, ma il resto hanno fatto poco o niente. E dopo questa trionfale prima annata che non pensavo potesse andare già così bene in territorio nazionale, l'anno prossimo avremo anche la Champions, teoricamente, quantomeno abbiamo i preliminari di Champions, qualora non dovessimo riuscire a passarli finiremmo comunque in Europa. E oh mio Dio, cosa minchia è successo? Hello? Questo bug non l'ho mai visto, è nuovo, si è schiacciato tutto quanto in un angolo, meraviglioso. Oddio, meraviglioso un cazzo, l'ho pagato comunque 90 euro sto gioco, comunque. No, e mo che cazzo fa? Ah, oh, salve, si è ripreso tutto. E comunque, al di là del fatto che praticamente 3/4 di squadra sono stati richiamati in nazionale, che cosa posso migliorare di questa formazione? Potremmo cercare un nuovo difensore centrale, una nuova punta al posto di Stoica? Non lo so, perché Giannis comunque il suo l'ha fatto, però Burnet mi sembra un po' sprecato laggiù. L'unica cosa che posso fare è questa, andare di ruolo in ruolo, di giocatore in giocatore, e vedere se per sbaglio è apparso qualche fenomeno. Attaccanti, forse c'è quello della Fiorentina, non ricordo il nome. Mamma mia, Florin Andone, che giocatore incredibile. Su FIFA 16 era un giovane promettente abbastanza buono anche. Comunque non ricordo come si chiami l'attaccante della Fiorentina. Munteanu, ecco come si chiama. È però un 72, 22 anni in scadenza, ma sai che quasi quasi io Munteanu me lo porterei a casa. Tengo Stoica come riserva, Munteanu nuovo titolare, ci siamo. E tra l'altro, ora che ci penso, mi servirebbe anche un terzino destro. Questo Christian Manea del Cluj è un'opzione. Altrimenti Davide Rimi a 61, 18 anni. Nah, chi voglio prendere in giro? Prendiamo Manea. Ma tra l'altro è vero, ma quello del Sassuolo, Boloka, 76, 25 anni. Caro Daniel, come te la caveresti tu al centro della difesa? Suppongo male. Mamma mia, che brutta statistica. Però se per puro sbaglio uno tra Olaru e
Rameni dovesse poter essere arretrato, beh, io non ci penserei né uno né due. Come non detto, nessuno dei due può essere spostato. Ritiro tutto! No, ma allora a sto punto mi terrei Olaru. L'unica cosa che dovrei fare, sì, sarebbe andare a prendere il nuovo terzino, in modo tale che diventi una riserva importante, e poi decidere chi cedere tra Stoica e Burnete. Sono praticamente coetanei, Stoica 3 di overall in più. Teniamo Yanis, vendiamo il buon Rares, grazie per aver fatto con noi un anno, e andiamo a prendere Munteanu, che vi devo dire, per 4 milioni e mezzo, io bacio le mani. Preso anche Manea per 2 milioni e 1. Peccato non poter fare niente con Boloka, forse l'avrei potuto prendere l'anno scorso, ma ormai è tardi, e basta con sto bug! E con Cristea in prestito al Luton, Burnete per 2 milioni al Mechelen e Spataru in prestito al Visela, teoricamente la nostra rosa è al completo. Certo, abbiamo ancora un giovane che probabilmente rimarrà lì a marcire, abbiamo ancora l'osservatore in giro, e soprattutto abbiamo quei due giocatori che rientreranno, ma di fatto la nostra rosa è completa. E vediamo dal calendario che ci siamo beccati ai preliminari, il Lech Poznan. Oserei dire affrontabile, e all'andata come finisce perdiamo 2-1, minchia però, che disastro. Ce la faranno i nostri eroi a ribaltarla oppure finiranno in Europa League? Non ce l'abbiamo fatta, abbiamo perso 3-2. Benissimo, Europa League sia quindi, teoricamente, poi magari si retrocede addirittura in Conference, però mi sembra strano. E infatti siamo in Europa League in un girone con Lazio, Montpellier ed Helsinki. Allora, i finlandesi sono spacciati. Col Montpellier invece ce la giochiamo, nella peggiore delle ipotesi si retrocede in Conference, e sapete una cosa? Io ci credo, secondo me la Conference è fattibile. Facciamo che simulo fino a gennaio e vediamo come finisce questo girone? Oppure no, simula fino a fine stagione, tanto non ho grandi speranze, a essere sincero. Cioè sì, mi aspetto che il team possa fare bene, ma non così bene da arrivare già in finale di una Coppa Europea la seconda stagione. Ho la netta sensazione che quest'anno non solo la squadra stia facendo molta più fatica, ma che allo stesso tempo un sacco di giocatori si stanno lamentando per assolutamente nessuna ragione. E vabbè, poi siamo usciti ai preliminari post-gironi contro l'Ajax, quindi RIP Europa. Vediamo di finire decentemente l'annata in Romania, quantomeno, grazie. Ok, 8 giugno 2025, si è appena conclusa la seconda stagione e si è conclusa in gloria. Anche quest'anno abbiamo fatto molto bene nella regular season del campionato, concludendola con 72 punti a più 15 sulla seconda, per poi consolidare questa posizione arrivando addirittura a più 17, sempre sul Craiova, nella pool scudetto, quindi bene per noi. Mentre in Coppa, se non ho visto male, siamo usciti in semifinale proprio per colpa di quest'altra squadra di Craiova. Ce ne sono due con lo stesso logo, uno è azzurro, uno è viola, non ho capito il perché e il per come. Però sì, siamo usciti in semifinale contro di loro, questa è sfiga, mentre, come già accennato, dopo aver concluso il girone di Europa League al secondo posto, ai preliminari ci siamo beccati l'Ajax, che forse era una delle due migliori, tra l'altro, quindi ci è andato pure bene, perché dalla Champions sono retrocesse, fermi tutti, Real Sociedad, Rangers e Ajax, che ancora ci può stare. Però poi abbiamo Juventus, Leverkusen, Newcastle, Atletico Madrid e Manchester City. Improbabile, oserei dire. E comunque l'Ajax è arrivato fino in semifinale, dove ha perso contro il Napoli, che poi ha perso la finale contro la Juve, quindi sì, sicuramente avremmo perso lo stesso, però quantomeno ci abbiamo provato in quest'annata. La vera domanda diventa: quanto sono cresciuti i nostri? Direi, madonna, Popescu è un 88, Borza un 85, Pantea un 85. Ok, crescite importanti, minchia. Bene anche Tarnovanu con un altro più 4, clamorosamente. Borza più 7, 19 anni, 85, shoot bene anche lui, è diventato un 79, non male Alexandru, benissimo Dragucin che raggiunge l'80 di overall, Pantea più 8, 85. Grameni ha chiesto il prestito, fra, ma subito, purché tu non mi chieda la cessione effettiva, il prestito ti ci mando. E mi sa che anche Miculescu, infatti l'ha chiesto pure lui, con Musi che prenderà ufficialmente il suo posto, a livello di gerarchie. È cresciuto anche Stoica, è cresciuto di 6 Munteanu, che ha chiuso l'annata con 22 gol, ma signori, Octavian Popescu, un fenomeno, più 7 per lui, 88 di overall, ha fatto 30 gol e 10 assist. Munteanu bene con 22,8, ma signori, cioè, Pop, macchina da doppia doppia, ha fatto tipo 13-15 l'anno scorso, quest'anno 14-17, è solo che migliorato. Bella squadra, signori, gran bella squadra, considerato che per l'appunto stiamo usando solo ed esclusivamente giocatori rumeni. L'anno prossimo grossi upgrade non ne posso fare, certo, forse un difensore centrale migliore, ma tanto non lo trovo. Andrei Ratiu, salve, buon pomeriggio, 27 anni, 76, forse posso riadattarlo al centro, non penso, però anche l'idea di spostare un terzino è una cosa che non avevo preso in considerazione. Insomma, purtroppo non ho buonissime notizie, il migliore in tal senso sarebbe Drago Shalbu dell'Estrela Amadora, ma comunque non si tratterebbe di un upgrade. È che non so neanche quanto senso abbia andare a prendere Boloka, preferisco rimanere con questo 5-1-3-1, giusto per non utilizzare sempre il solito 4-2-3-1 che, anche se in salse diverse, ho utilizzato sempre fino ad ora. E ok, alla vigilia della prima di campionato richiamiamo Miculescu e richiamiamo anche Grameni, grazie a entrambi per essere stati via un po' di tempo. È cresciuto
cresciuto di 3 in 2 settimane, Grameni. Nuovo titolare. Non frega niente, a 22 anni. E teoricamente anche quest'anno ci tocca passare per i preliminari, perché essendo dal campionato rumeno, comunque da qui si passa, è inevitabile. Ci becchiamo il Bodo Glimt, che forse è più tosta del previsto, come squadra. Andata col Bodo, perdiamo 1-0, incredibile. Siamo cursati, siamo maledetti, non riusciremo mai ad accedere alla Champions in questo modo, e pareggiamo 1-1. Tutti a casa, è stato bello. Che in realtà a casa non andiamo, semplicemente ci tocca l'Europa League, e a tal proposito direi di simulare soltanto fino a gennaio, così da tenere d'occhio il nostro percorso. Fatto sta che di base l'obiettivo minimo per questa rebuild è riuscire a raggiungere una finale europea. L'obiettivo ideale sarebbe riuscire a raggiungere la finale di Champions. Intanto nel girone abbiamo il Feyenoord, che ci batte. Di nuovo l'Helsinki, che sarà contento di rivederci, con il quale vinciamo 3-2. E infine lo Shakhtar, che sarà un cliente piuttosto scomodo, vero? Infatti pareggiamo. E invece no, perché clamorosamente, eccezion fatta per la sconfitta iniziale col Feyenoord, siamo poi rimasti imbattuti e abbiamo passato il girone come primi. E tra parentesi ci è andata benissimo, perché il Feyenoord ai preliminari si è beccato la Juventus. Peccato che di squadre buone ce ne sia, e anche troppe qua dentro. La vedo male per questa Europa League. Intanto in campionato stiamo andando benissimo come sempre, quello ormai nemmeno lo guardo più. Non dico che dovremmo riuscire ogni anno a fare una doppietta domestica, ma ecco, quantomeno primi e in finale di Coppa è il minimo che mi aspetto. Ottavi di Europa League con la Lazio, abbiamo perso l'andata 2-1 e non la ribaltiamo perché perdiamo 3-2 al ritorno. C'è qualquadra che non cosa, è come se ci spaventassimo e non riuscissimo ad andare avanti nelle partite a eliminazione diretta. Perché per il resto questa squadra non deve essere toccata. Primo giugno 2026, stagione numero 3 appena finita, abbiamo visto come è finita purtroppo la nostra avventura in Europa League, mentre in Romania abbiamo vinto tutto, perché vittoria in finale contro il Cluj in Coppa Rumena, e nonostante 71 punti durante la regular season del campionato, ogni anno ne facciamo uno in meno, è incredibile. Alla fine ci portiamo a casa al terzo titolo consecutivo, tra l'altro con la prima sconfitta alla Pool Scudetto, in 3 anni, devo dire che siamo messi bene. Comunque ci siamo, cioè sono dispiaciuto per Grameni che si è bloccato, non cresce più, ha fatto quel più 3 in 2 settimane e poi basta. Bene Lixandru, che ha fatto un più 4 quando me lo aspettavo, bene che è salito 78, bravissimo anche Tarnovanu, che è diventato un 85, mostruoso quest'uomo. 14 clean sheet, sì, fanno crescere così tanto i nostri portieri. Borza 89, dall'altro lato abbiamo Pantea 87, Rares Pop 84, ha fatto un bel più 5, Popescu un altro più 4, Coman più 2, Munteanu più 6, bravi bravi. A livello individuale, madonna ragazzi, Rares Pop è un giocatore fenomenale, 20 anni, 24 gol e 13 assist in stagione. Munteanu bene con 21,7, e anche Popescu, ma Popescu è di un altro pianeta. Bravo anche Grameni con 8,7, è buono a centrocampo il suo apporto. E comunque ripeto, la squadra non ha bisogno di essere sistemata, forse cambio i più vecchi qualora dovessero decidere di ritirarsi, ma per il resto non toccherei nulla. Scusi, nazionale rumena per caso aveva bisogno di un paio di giocatori? No, chiedo, eh. E ora non ci resta altro che sperare bene, quantomeno non ci resta che sperare che vadano bene i preliminari di Champions, perché sono anni che usciamo qui. Oh, abbiamo battuto la Dinamo Kiev, finalmente! Ritorno, ah, 1-1, bra... Cazzo, c'è un secondo giro col Malmo. Pareggio all'andata... Aia, aia... Sì, 4-2, siamo in Champions, era ora! Fermiamo la simulazione a gennaio. Intanto l'Italia ha vinto il mondiale per club. Ok, pardon, non per club, il mondiale effettivo. Quindi la Romania è uscita agli ottavi. E in Champions abbiamo beccato il Rangers, la Juventus e il Borussia Mönchengladbach. Non certo abbordabilissimo, ma neanche così tanto, cioè nel senso possiamo farcela. A maggior ragione perché siamo fuori dalla Coppa di Romania al primo turno contro lo Iagi. Bene, niente doppietta quest'anno, a meno che... Dopo 4 partite siamo ancora imbattuti, ma abbiamo solo 6 punti, 1 vittoria e 3 pareggi. Probabilmente adesso arriverà la sconfitta contro la Juventus e poi ce la giochiamo con Rangers all'ultimo. Invece pareggiamo di nuovo, però abbiamo battuto gli scozzesi, quindi abbiamo fatto in totale punti 10. Ovviamente nel campionato rumeno, regà, non stiamo neanche a guardare nulla. Primi a più 15 con un pareggio e una sconfitta e 18 vittorie. Mentre in Champions passiamo come secondi dietro alla Juventus per una questione di gol fatti, oserei dire, perché stessa differenza reti, doppio pareggio nello scontro diretto, sì, è il numero di gol fatti, il che vuol dire che all'ottavi ci becchiamo il Liverpool. Poteva andar meglio? Non lo so, a guardarmi attorno forse sì, mi sarei potuto beccare il Monaco, però le altre erano tutte toste. Tier, ma c'è l'Aston Villa? Sì, ho capito, però l'Aston Villa, essendo una squadra inglese, probabilmente si è fatta lo squadrone in tutto sto tempo. Non che il nostro non lo sia, però alla stagione numero 4, insomma, di certo gli inglesi hanno avuto più cash e molti più giocatori con cui poter lavorare. Noi no, noi invece siamo limitati ai giocatori rumeni, che di buoni non ce n'è tantissimi. Intanto simula fino a dopo l'ottavo di ritorno con Liverpool. Anzi, in realtà no, fermi tutti, fermi
fermiamoci prima, gentilmente, grazie. Che palle la sigla della Champions. Il motivo per cui ho fermato è che voglio vedere che squadra ha fatto il Liverpool e... siamo fottuti. Alisson, Botman, Marquinhos, Balde a sinistra, Bue a destra, Valverde, Kimmich, Rodrigo, Mukoko, Ale. Bello, sicuramente riusciremo a resistere. Dai, simula sto game, facciamolo finire, ma... Attenzione, doppietta di Popescu, gol di Munteanu, 3 tiri, 3 gol. Continuiamo a non dire niente, siamo senza Munteanu, ma dobbiamo solo difendere. Sì, siamo ai quarti, Popescu. Molto bene, clamorosamente avanziamo, mamma mia. E cacchio, ma se arriviamo davvero a giocarci una finale già al quarto anno, cioè sarebbe clamoroso. Considerato il fatto che gli anni me ne hanno dati 5, se ce la facciamo in 4, tanto meglio. Dipende tutto da chi ci becchiamo ai quarti, mo, perché potrebbe essere tipo il PSG e il City a quel punto, addio. Ma porca puttana, ma io non ero serio, dai, per piacere, davvero il City. Tra l'altro il City di Barella, perché è stato acquistato dal City, che se vogliamo è pure realistico, nel senso che il City lo vorrebbe tanto. Sappiamo tutti quanti come finirà, godiamoci questa sconfitta, ma che cazzo state facendo? Siete clamorosi, 3 tiri, 3 occasioni, 3 gol. Popescu, Munteanu e Munteanu ancora con Haaland che sbaglia un rigore. E che palle però sti giocatori espulsi. Si regge, si va avanti, gol di Pop. Bravo Rares col gol della sicurezza, siamo in semifinale di Champions, alla nostra prima apparizione. E ora la semifinale la si gioca contro il Paris, ma io non ci voglio credere. Liverpool, City, PSG. Mentre l'altra semifinale sarà Real contro Napoli, bello, porca minchia. E oddio, devo dire che il PSG ha la squadra, se vogliamo, tra virgolette, più realistica. Non dico che Llorente, Almada e Mancini finiranno a Parigi, ma cioè non ce li vedrei così male. Ma in generale anche come prototipo di giocatori, cioè non ce li vedo così sbagliati. Vai, andata a Bucarest, andata finora benissimo e pareggiamo 1-1. Ah, e anche qui, nonostante il pareggio, continua a non dire niente, proprio niente, è finita la fortuna. Kylian Mbappé al minuto numero 106 manda a casa l'Steaua a Bucarest. Ci ha provato Borza, ci abbiamo provato, ma non è che abbiano fatto chissà cosa loro, Difesa oltranza in simulazione li chiude molto gli avversari, che hanno sfruttato bene le occasioni. Peccato, regà, peccato. Chiudiamo il campionato con le ultime due partite che dovremmo vincere senza troppi problemi, senza troppe difficoltà. E questa è stata una gran bella annata. Altro campionato vinto, anche se con più difficoltà del previsto, nella pool scudetto. Sì, nel senso che abbiamo finito soltanto a più 9 sulla seconda. Nella regular season invece abbiamo perso 3 partite al posto di 2 o 1 come gli anni precedenti, ma non è che siamo stati veramente in difficoltà. A differenza della Coppa, dove siamo usciti al primo turno contro la Politecnica Iași, che in campionato è arrivata al 9° posto. Pardon, scusatemi, nella regular season al 15°. Certo, ci riproveremo l'anno prossimo con questa squadra che sta crescendo sempre di più. Ormai sono tutti fenomeni, eccezione fatta per Grameni, Lixandro e Schut, che sono ottimi giocatori, che però in una squadra del genere servono, nel senso non puoi avere soltanto delle all-star stare in campo. Octavian Popescu ancora fuori dal comune, 34 e 14, ma anche Pop con 30 e 17, regà, ma di cosa stiamo parlando? Ma poi hanno 24 anni il primo e 21 il secondo. Munteanu con 24 anni, anche lui 25 gol, Coman, Grameni altre 2 buone stagioni, Borza 8 assist, bravi. La squadra sta facendo esattamente ciò che mi sarei aspettato da lei. Tarnovanu invece è mostruoso. Quant'è il suo potenziale effettivo? Stefan Tarnovanu potenziale 80, è un 87 qui. Ed eccoci quindi nella stagione 5, in cui l'unico acquisto che andremo a fare sarà per la punto quello del difensore centrale. Ora, non so voi, ma siccome manca soltanto un anno, io punterei il signor Pascanu. È quello con l'overall più alto, un buon difensore ci serve, perché il migliore dopo i 3 titolari è tipo un 71, un 72, quindi un 76 tornerebbe comodo. Ci verrebbe a costare intorno ai 6 milioni, perché è in scadenza di contratto, quindi meglio così, e ci avanzerebbero poi quanti milioni di budget? Minchia, un sacco. Preso quindi Pascanu per 6 milioni e 4, andiamo a metterlo in panchina al posto di Harutz, perfetto, e ci siamo. Esordio stagionale nel campionato rumeno, vediamo se anche quest'anno saremo delle grandissime schiacciasassi, e invece pareggiamo 2-2. Molto bene ragazzi, ci piace proprio così, anche se a dirla tutta quasi quasi io spero in una sorta di crollo, non tanto in campionato quanto in Europa, anche se purtroppo ora dovremo affrontare l'Hammarby ai preliminari di Champions, squadra che dovremmo tranquillamente riuscire a battere, ma il motivo per cui spero in una sorta di fallimento è che retrocedendo in Europa League dovremmo essere quasi sicuri di poter vincere qualcosa, o quantomeno di raggiungere la finale. Con la Champions è sempre un terno all'otto.
Charlotte è un po' difficile da capire. Ho la netta sensazione che questa possa essere la prima rebuild in cui non riesco a raggiungere l'obiettivo che mi sono prefissato, ossia raggiungere e vincere una finale europea. Intanto passiamo il primo turno con il totale di 5-3 contro l'Hammarby. Ora abbiamo lo Sparta Praga, che battiamo 3-0 l'andata e quindi siamo comodamente ai gironi. Perfetto. Però sì, ripeto, per quanto la rosa che abbiamo costruito mi piaccia da matti, non credo che possa andare di nuovo così lontano in Champions. Cioè l'anno scorso doveva essere l'anno del miracolo. Intanto nel girone siamo finiti con Barça, Nizza e Shakhtar. Bello tosto. Decisamente il più tosto. No, ok, come non detto, ritiro tutto. Seguiamo tutta l'annata, esordio col Nizza, vinciamo 3-1, molto bene. E poi perdiamo col Craiova. Oh, ma sempre con quella squadra lì, è incredibile. Siamo fuori dalla Coppa di Romania. Minchia, una cosa peggio dell'altra. Però battiamo il Barcellona 3-0. Inspiegabile. 3-1, pardon. E anche con lo Shakhtar vinciamo 3-1. Tre partite, tutte 3-1 sono finite. E questa finisce 1-1. Ok, giusto per spezzare il ritmo. Comunque con 10 punti in 4 partite dovremmo essere automaticamente agli ottavi. Ok, girone concluso da imbattuti grazie anche alla vittoria per 2-0 sul Nizza. E ora ho paura di chi potremmo incontrare. Tra l'altro in campionato siamo secondi, non siamo primi. Cosa sta succedendo? Poi, come detto, purtroppo siamo già usciti dalla Coppa di Romania per mano del Rapid Bucarest. Nuovamente agli ottavi al primo turno. E niente. Vuol dire che il totale di Coppe di Romania vinte in queste 5 stagioni rimarrà 2. Comunque poche non sono. Però per la squadra che abbiamo, sì, sono poche. E alla fine, come detto, il girone di Champions lo abbiamo vinto. Chi è che è arrivato secondo dalle altre parti? Il Monaco, l'Atletico, il Lipsia, la Real Sociedad. Oh, che bello, il PSG non c'è. E non c'è neanche il Real Madrid. Poi abbiamo il Milan e il Liverpool. Ok, quanto ci scommettete che mi sono beccato di nuovo il Liverpool? No, la Real Sociedad. Oh, comodo, bello. Simuliamo fino a prima del ritorno dell'ottavo. Intanto speriamo di ripigliarci un minimo in campionato, perché stiamo facendo abbastanza schifino. Ed è finita anche la regular season di campionato. Inizia ora la pool scudetto con il Rapid. Vinciamo 3-0. E ora è il momento dell'ottavo di ritorno. Giusto per curiosità, la regular season l'abbiamo conclusa alla fine al primo posto a più 10 sulla seconda. Quindi ora partiamo con un vantaggio di più 5 sul Cluj. Ok, ci può stare, ci può stare. Mamma mia, la Real Sociedad di Richarlison e McAllister. Riusciremo a mantenere il vantaggio dell'andata oppure ci faremo ribaltare? 3-2-1, vinciamo 3-1. Munteanu, Poppe, Popescu. E attenzione perché c'è dell'incredibile, dato che agli ottavi sono usciti il Bayern Monaco, il Manchester United e il Liverpool, oltre che l'Inter e il City. Regà, meraviglioso. Mamma mia, Popescu, bomber di Champions con 9 gol in 11 partite, mostruoso. E mo ai quarti che ci siamo beccati, perché io temo di essermi preso uno dei 2-3 squadroni che sono rimasti e ci siamo beccati l'Arsenal. Però attenzione perché non è male questo incastro, eh. Dovessero passare clamorosamente il Monaco, la Juventus e il Benfica, avremmo una strada semi quasi spianata. Se passano le altre tre invece è più difficile. Prima però dovremmo superare i quarti contro l'Arsenal di... Oddio, non è che sia proprio uno squadrone, questo Arsenal. Ha un'ottima difesa e 2 ottimi esterni d'attacco, Martinelli e Saka, che sono quelli che ha tuttora. Per il resto però non dovrebbe essere chissà che gran team. Kovacic ha una certa età, Willock magari è cresciuto ma non benissimo. Viper è un terno all'otto, quindi io spero bene, sono fiducioso. E siamo senza Dragusin per l'andata, benissimo. Pashkanu, è tutto nelle tue mani, 3, 2, 1, simula questa partita, vinciamo 1-0, segna Munteanu. Comunque sto notando che effettivamente utilizzare come sistema di gioco difesa oltranza impedisce alle squadre avversarie di creare occasioni. Ovviamente non sto parlando del gameplay effettivo, ma parlo della simulazione. Difficilmente hanno più di 4-5 occasioni, che sono davvero poche. Stessa formazione anche per il ritorno, quindi vuol dire che questi sono i loro giocatori. E regà, speriamo bene, dai. C'è Pantea distrutto senza motivo. Dobbiamo tenerli a reti inviolate all'Emirates. Sarà facile? Dubito fortemente. E infatti sì, il gol lo prendiamo, ma noi ne facciamo 4. E come detto, loro hanno fatto 2 occasioni. Sto sistema è meraviglioso. Catenacciaro fino in fondo. Comunque bravo Popescu con una doppietta e poi gol di Pop e Munteanu. Ed è quindi semifinale di Champions, dove l'unica vera insidia, in realtà sono tutte insidie giunte a sto punto, però è uscito l'Atletico ed è uscito il Lipsia. Il Milan è passato soltanto ai rigori col Monaco. Sono fiducioso, sono stranamente fiducioso. Datemi il Benfica, datemi il Benfica, datemi il Benfica, datemi il Benfica, datemi... Ah, la Juventus. Meglio che il Milan, perché il Milan, se non sbaglio, è la squadra campione d'Europa in carica, quindi meglio evitarlo se possibile. Ma anche la Juventus vedo che non ha proprio una squadraccia, anzi, porca minchia. Diogo Costa, Bremer, Christensen, Danso, Bernardo Silva, Goretzka, Gabri Veiga, Doniel Malen e Savio sulle fasce, con Darwin Núñez e Osimhen punte. Certo, assolutamente realistica questa squadra. C'è letteralmente un giocatore della Juve, cioè Bremer al centro della difesa, e hanno 2 esterni giusto un pochettino offensivi. Potrebbe essere problematico per il nostro 5-4-1? Forse sì, ora che ci penso. Simula quest'andata a Bucarest e vinciamo 1-0 con il gol di Rares Pop.
tiri in porta loro, 2. Siamo un muro, non ci abbatte nessuno. In tutto questo, il campionato rumeno lo abbiamo stravinto. Siamo a più 13 sul Cluj secondo, che può fare al massimo 9 punti nelle ultime 3. Quindi GG, siamo campioni di Romania per la quinta volta in 5 anni. Hey! Nessuna modifica per il ritorno da parte dei bianconeri, nessuna modifica per noi, salvo qualche espulsione. Tutti allo Juventus Stadium, mamma mia che turbo scanga, e pareggiamo 1-1. Segna Gabri Veiga per i bianconeri, segna di nuovo Rares Pop per noi, siamo in finale di Champions. Inaspettatamente, perché non l'avrei mai detto con questa squadra, o meglio, non che sia pessima, anzi è ottima come squadra. E la finalista dovrebbe essere il Benfica? Bucio di culo così. Benfica che tra l'altro non è che abbia chissà che gran squadrone, eh. Anzi, se vogliamo è anche abbastanza realistico, perché un Luis Felipe che finisce lì ce lo vedo. Jurasek non ho idea di quale squadra faccia parte, ma è un acquisto da Benfica se vogliamo. Aursnes e João Neves sono già nel Benfica, Guedes sarà un giovane portoghese spuntato dal nulla che ci sta. E sapete una cosa? Mi sento frizzantino, giochiamo la leggenda. 3 giugno 2028, sono passati poco più di 42 anni dal giorno in cui la Steaua Bucarest sollevò la sua prima e unica storica Champions League. Vediamo se con questo team composto unicamente da giocatori rumeni, così come allora, riusciremo a replicare la vittoria. Aursnes dal limite, pallone per Gouveia, va col mancino. Radu Dragusin si oppone, vince un rimpallo ancora al Benfica, che ora passa avanti grazie alla rete di Fredrik Aursnes. Come sempre, quando giochi a leggenda, chi è che fa la differenza? I rimpalli a loro favore, certo! Gouveia a largo per Bach, rosso secondo palo da Marcos Leonardo di testa, l'abbiamo presa con la mano perché sì, ovviamente, signor Schutt, no? Tra l'altro Alexandru, vabbè, questo qua è regalatissimo. Giusto, ma regalatissimo, perché non hai motivo di... A parte che andava sul corpo. Marcos Leonardo incrocia, non incrocia, apre, 2-0 Benfica. Avessi simulato sta partita forse sarebbe finita meglio. E insomma, è andata purtroppo sta finale di Champions, è andata così. Coman, Coman, Coman. Palladema, ma perché non c'è nessuno a prendersi sti cazzo di palloni? Addirittura Moyano, bravo Schutt a chiudere, di nuovo un rimpallo. Io lo so di essere scarso, ma vi giuro che i gol che prendo non sono quasi mai responsabilità mia mentre gioco a leggenda. Vabbè, come si suol dire, non tutte le rebuild escono col buco. Il Benfica clamorosamente spezza la maledizione di Bela Gutman e torna a vincere la Champions dopo tipo 417 secoli, mentre la Steaua torna a casa in lacrime. Probabilmente se avessi utilizzato la difficoltà a cui sono abituato, questa partita l'avrei stravinta tipo 4-0. Ma ultimamente sto provando a giocare a leggenda e non mi trovo malissimo. Qua è stata la partita della sfida. Figa, non posso dire altro. E comunque non avremo vinto la Champions, ma abbiamo comunque raggiunto una finale europea e l'abbiamo fatto con una squadra che negli anni a venire potrà sicuramente riprovarci. Peccato però che la nostra avventura finisca qui. Quale altra squadra vorreste vedermi ricostruire? Fatemelo sapere con un commento.